Professor Ciribini, lei è un punto di riferimento negli ultimi anni di diciamo condurre il settore delle costruzioni a un porto nuovo che è basato su un cambiamento profondo, che però è negli altri paesi ormai un dato di fatto. Come si colloca questo evento molto importante, molto istituzionale, ma molto ricco di stimoli rispetto al percorso che sta portando avanti? Io penso innanzitutto che il vantaggio competitivo di altri paesi sia nell'aver iniziato tempestivamente. Naturalmente il percorso è per tutti molto lungo ed è anche molto simile in alcuni caratteri strutturali, anche per paesi come quelli anglosassoni che sembrano differenti da noi, ma lo sono fino a un certo punto. L'evento si pone in maniera estremamente tempestiva rispetto al processo legislativo di recepimento e di trasposizione delle direttive comunitarie. In realtà si pone in maniera tempestiva soprattutto rispetto a una ripresa del mercato che tutti gli osservatori e gli analisti ravvedono e che naturalmente però definiscono come tiepida. In realtà vi è una sfida di medio e lungo termine dove un settore che è innovativo è sempre stato assai poco, almeno in termini di cultura industriale e ora di cultura industriale digitale, sta iniziando con molta fatica, per cui da questo punto di vista le prospettive vanno tutte verificate. Le faccio anche un'altra domanda, mi è venuta in mente in questo momento. Noi seguiamo molto, diciamo, il sistema delle imprese, no? L'esperienza di Novance sembrava un'esperienza che dovesse portare, no? È stata un'esperienza pilota, poi invece il settore stenta, no? In qualche modo a capire più che altro, no? Come vede la roadmap, diciamo, nei confronti del settore delle imprese? Il settore e in particolare l'offerta dipendono molto dalla qualità della domanda, che oggi non è certo esaltante. Quindi mancano gli stimoli da questo punto di vista, quindi l'obiettivo principale è riqualificare la domanda, come in effetti sembra che la legislazione voglia fare. In realtà il problema di fondo è che appunto si tratta di un lungo viaggio e tra le grandi prospettive finali e il punto di partenza vi è un divario molto elevato, molto grande, per cui occorrerà sicuramente molta pazienza, ma soprattutto io credo molta franchezza, perché oggi c'è il rischio che si alimentino delle retoriche, mentre in realtà, come dire, il principio di realtà appunto dovrebbe prevalere. Mi dà un giudizio su questo evento? Naturalmente io, essendo stato tra i promotori, sono partigiano. Direi che l'aspetto più importante sia la capacità di ascolto da parte della politica. Naturalmente a questo punto bisogna capire qual è il grado anche di condivisione che la classe professionale e la classe imprenditoriale avrà, perché non dimentichiamo che fino a poco tempo fa sostanzialmente alcune metodologie, alcuni approcci erano anche pubblicamente avversati come estranei alla nostra cultura.